Autobus dell'ATM in fiamme, è successo poco distante dalla stazione di Arezzo, un autobus che ovviamente era in transito, nessun ferito. È accaduto intorno alle 7.55, l'autobus che era in transito da viale Michelangelo stava arrivando al suo capolinea in pieno centro città. A bordo gli studenti che lo utilizzano per raggiungere appunto Arezzo e di conseguenza i loro istituti scolastici. I passeggeri al momento dell'incendio erano già scesi, la polizia ferroviaria è intervenuta immediatamente per transennare l'area ed allontanare i pedoni. Nessun ferito, per fortuna. Sul posto i vigili del fuoco di Arezzo per domare le fiamme, bonificare l'area e la polizia locale per il traffico. La causa dell'incendio sarebbe un cortocircuito all'altezza dell'alternatore. Questa volta diciamo che è andata bene, non ci sono stati feriti. Sì, questa volta è andata bene, molto probabilmente se succede guasti improponibili, tipo a volte si è perso anche le ruote, cioè se succede a carico pieno, magari in una curva, viene fuori il patatrac.